vecchio diceva nulla è più utile del sole e del sale, mentre Pellegrino Artusi diceva che il troppo salato è l'unico difetto che può avere la cucina e come vedete proprio da qui a fianco a me il sale è il protagonista di oggi. Andremo a parlare del sale, uno dei più eccellenti, uno dei più preziosi che ci sia nel nostro territorio non soltanto e andremo allora ad approfondire questo discorso con i miei due ospiti che vado immediatamente a presentare. Presento subito precedenza alle signore Letizia Magnani, responsabile dell'ufficio stampa e comunicazione alla quale do il benvenuto. Mentre di fianco a me è anche il presidente invece della Parco Salina di Cervia, Giuseppe Pomicetti, anche a lei benvenuto. Grazie. Entriamo allora subito in merito al nostro argomento, il sale di Cervia. Andiamo allora a parlare della società Parco delle, della Salina di Cervia. Raccontiamo com'è nata, che cos'è. Allora, la società è nata intorno a, in questo periodo, in questi giorni del 2002, si andò dal notaio l'allora sindaco Massimo Medi è andato a notaio e fece questa società che si chiama, si chiama appunto Società Parco della Serena di Cervia. E dal 2003 è diventata proprio la società che è entrata dentro le dismesse saline di Cervia e ha prodotto il sale. È una società mista, pubblico-privata, al 92% pubblica e un 8% privata. Il 92% è composto dal Comune di Cervia, la Provincia di Ravenna, la Camera di Commercio, il Parco del Detta e l'8% dalle Terme di Cervia. È una società che prevalentemente si occupa di ambiente. Noi, il nostro oggetto sociale è quello di mantenere inalterato gli 827 ettari che compongono il parco della Salina, perché quando furono dismesse dal monopolio quella zona poteva veramente diventare una zona che era di pregio, invece diventare una zona di non pregio. Cosa vuol dire questo? Che se non si garantisce la, la circolazione delle acque intorno agli 827 ettari, il problema è che quella zona diventa una palude. Una palude in un parco importante come quello che è la porta sud anche del parco del Delta voleva dire che tutti gli uccelli migratori non sarebbero mai più tornati perché gli uccelli migratori vogliono l'acqua fresca, non vogliono acqua stagnante. Quindi non ci sarebbero state le migrazioni, le, le danze nuziali, la deposizione delle uova, la, la chiusura delle uova e quindi la nascita dei pulcini. Diciamo che noi ci occupiamo quindi di far circolare le acque all'interno di questi 827 ettari. Facendo questo riusciamo anche a produrre il nostro ottimo sale dolce. Sale dolce, allora entrerei subito nel dettaglio. Perché diciamo sale dolce? Che differenza c'è dal classico sale che possiamo trovare sulle nostre tavole? Guarda, quello di Cervia è un sale dolce perché essenzialmente non viene permesso eh, la precipitazione dei colori amari. Quindi, eh, al gusto, il sale ha effettivamente un retrogusto dolce, non appare la nota amara, e quindi è un sale appunto molto particolare, eh, sweet appunto, dolce. Eh, ed è un sale che si sposa molto bene con le pietanze perché non sovrasta il sapore ma accompagna il sapore è un po' un ingrediente magico, in cucina come nella vita. Diceva Letizia, un ingrediente magico eh, sembra anche essere un po' magica la natura di, della formazione del sale, ossia come avviene, perché spesso passiamo davanti a questa bella, come diceva, questa bella meraviglia del parco della salina, però non riusciamo magari spesso a capire come da questo possa nascere il sale, qual è l'evoluzione. Guardate, questo è un sale marino. A differenza dei sali di miniera che hanno milioni di anni, questo si forma in 40-60 giorni, dipende poi dal periodo e dalle precipitazioni, dal sole. Prima l'hai detto, Plinio parlava di sole e di sale, sono strettamente legati. Senza il sole il sale non ci sarebbe, senza il vento non ci sarebbe. Cosa, come si fa a produrre il sale marino? C'è un canale che da Milano Marittima porta l'acqua dentro la salina. La salina è fatta di tante vasche. Con degli spessori che vanno da diversi centimetri per poi arrivare a centimetri sempre più bassi. Quest'acqua mischiata con l'acqua dell'anno precedente ad una alta gradazione salina, considerate che il mare può avere 3 gradi, di gradi bomè, si misurano con questa, con questa unità di misura la gradazione del mare. L'acqua La, circola all'interno della salina e con, si concentra sempre di più, si concentra quindi evapora, evaporando rimane l'acqua più salata di quando è entrata, per poi finire in, in vasche salanti dove poi il grado Bomé è molto più alto e sale precipita, come diceva Letizia, senza quei scloruri amari che fanno del nostro sale un pregiato sale dolce. Quindi è tutta azione dell'uomo, chiaramente, e abbiamo dei bravi tecnici, e azione soprattutto della natura, se piove. In certi periodi noi, come è successo ad esempio nel 2014, non siamo stati in grado di produrre un grammo di sale, perché la pioggia è nemica del sale, soprattutto in certi periodi. I periodi più importanti sono quelli che vanno da giugno fino al 10-12 di agosto. Dipende da quanto sono le precipitazioni. Purtroppo ci siamo resi conto che il clima è cambiato, è molto diverso. Quest'anno, per esempio, tre precipitazioni importanti, da noi si chiamano tempeste in Romagna, quindi con grandine, non c'erano mai state a giugno. Noi quest'anno abbiamo avuto un'ottima produzione qualitativa e anche quantitativa, poteva essere il doppio se non ci fossero state quelle tre precipitazioni di giugno, così importanti. E con la produzione che si è avuta quest'anno, si è riuscito a rifornire un po' le scorte? Sì, sì, certo, bene. certo. Noi non, cioè, con lo sale che abbiamo quest'anno, siamo tranquilli per, per un bel periodo: per un bel periodo siamo tranquilli. Poi ci sarà anche la prossima estate. È difficile fare. Le statistiche proprio storiche dicono che dopo un anno di non raccolta, l'anno dopo la raccolta è esigua perché non hai le riserve di acqua per poter far sì che si concentri in fretta, ma quelle dopo sono buone. È difficile che ci siano anni di non raccolta così vicini uno all'altro, però purtroppo è cambiato il clima bisogna prendere atto che è veramente cambiato, perché pensate che l'umidità notturna estiva è quasi pari in certi periodi a quella autunnale. Cosa mai la certo. Letizia, diceva il presidente la meccanizzazione. Allora, un'altra curiosità è: per la raccolta del sale, quanto è affidato alla meccanizzazione e quanto ancora invece semplicemente alla forza e alla professionalità dell'uomo? Allora, giustamente diceva il Presidente, il sale ehm, e, e, e le saline in tutto il mondo, quelle appunto che producono sale marino, il nostro poi è marino integrale, poi ti spiegherò perché, ehm, viene affidato naturalmente alla natura, quindi essere vicini al mare e all'uomo. Eh, dal 1959 in poi anche la salina di Cervia come le altre italiane passano dalla raccolta multipla alla raccolta unica. Noi attualmente abbiamo una raccolta unica che significa sostanzialmente che il sale viene raccolto una sola volta in una stagione. E appunto normalmente da metà agosto fino a inizio settembre, questo è più o meno il periodo nel quale si raccoglie, anche il periodo più bello per visitare eh, la salina, perché non solo c'è il risoglio della natura dalla primavera in poi, ma c'è anche appunto la parte produttiva. E, e naturalmente a fianco al lavoro dell'uomo c'è una sorta di naso trasportatore con un trenino che ci aiuta nella raccolta del sale. Naturalmente le immagini che vediamo eh, ci dimostrano che prima del 59 avveniva una raccolta multipla che tuttora eh, è resa possibile in un solo bacino della salina, di fronte diciamo, alla parte meccanizzata, questo invece è il trenino con il naso trasportatore molto bello tra l'altro da vedere le immagini sono molto belle e dicevo invece la raccolta multipla è quella raccolta che avviene sostanzialmente tutti i giorni o meglio tre volte a settimana e avviene ancora manualmente noi abbiamo ancora una piccola salinetta che è la salina Camillone dove avviene questa raccolta a titolo dimostrativo naturalmente e non solo perché intelligentemente è stato scelto in questi anni di fare un percorso di mh, fra virgolette certificazione solo food, perché naturalmente il sale e la raccolta manuale sono patrimonio dell'umanità e quindi c'è stato questo riconoscimento. Come sai il nostro sale è un sale marino integrale, dicevo integrale significa che non viene né additivato né sbiancato artificialmente, ma viene semplicemente lavato con acqua madre. Perché l'acqua madre? Perché... Eh, alcuni elementi sono assolutamente volatili, lo iodio è uno di questi, anzi è il più volatile che ci sia e rilavare il sale con acqua madre significa addittivarlo naturalmente di oligoelementi e anche di iodio. Presidente, Letizia ci parlava di certificazione e mi è nata una curiosità, ossia anche per quanto riguarda il sale. Ci sono dei tentativi di contraffazione, ci sono dei prodotti di scarsa qualità che vengono spacciati come di ottima qualità oppure è una, diciamo, un settore immune dalle contraffazioni? No, no, è un settore come tutto il settore agroalimentare italiano che costantemente ci sono delle contraffazioni. Noi su questo puntiamo molto. Abbiamo per esempio abbiamo una serie di produttori, di, quindi di altre aziende, che producono le loro produzioni. Scusatemi il gioco di parole, ma è così: quindi possono essere produzioni a livello di salumifici, di pane, di piadine, che sono all'interno di un marchio collettivo. Noi abbiamo formato un marchio collettivo perché sappiamo che il nostro sale dà un valore aggiunto alle loro produzioni. E quindi tuteliamo il nostro nome in questa maniera. Tuteliamo anche con persone, i nostri responsabili commerciali, altre persone, che costantemente controllano negozi specializzati, ma anche grande distribuzione. Perché il sale di cervia può essere venduto esclusivamente dentro le nostre confezioni originali. Quindi, se qualcuno trova una confezione di sale di cervia che non, che non è rappresentata nel nostro sito, come è successo, quello non è sale di cervia anche se alcuni fanno i furbetti, comprano i sacchi grandi e li confezionano, però non è consentito poter fare questo. E qualche duno ci, ci ha anche fatto arrabbiare, finora abbiamo litigato solo con una persona, però la nostra attenzione su queste cose è molto importante, perché quando si fa un, per esempio un salame, un prosciutto, cioè sono aziende che producono anche birre, distillati, conosco, noi devono essere all'interno del nostro marchio collettivo e questo lo possono controllare dal sito. Purtroppo l'agroalimentare italiano ha, un, ha una grande... È una grande attrazione, è molto attrattivo per il consumatore estero, però succede anche in Italia, non soltanto all'estero. Ci accennava il presidente all'estero e quindi vogliamo a questo punto sapere com'è la promozione del sale di cervia, del sale dolce di cervia all'estero. Ossia stiamo lavorando a sufficienza, c'è ancora da fare. Quanto è conosciuto questo prodotto, questa eccellenza? Allora, devo dirti che eh, ormai eh, Sale Dolce di Cervia è un brand riconosciuto in Italia e all'estero. Eh, Sull'estero in particolare eh, è stato fatto un accordo con Italy, per cui siamo presenti in tutti i punti vendita italiani e esteri eh, di Italy e devo dire per una realtà come la nostra Italy è stato un grande vantaggio, l'accordo con Italia è stato un grande vantaggio perché Diciamo, noi chiaramente siamo gli unici produttori di questo prodotto, quindi siamo monopolisti. Ma siamo molto piccoli e le quantità del sale di cervia prodotto sono oggettivamente piccole. Quindi, l'unico lavoro che si può fare sia sul marchio che sul prodotto è un lavoro di valorizzazione della qualità. E questo l'abbiamo fatto non solo con Italy, lo facciamo appunto con il marchio collettivo assieme ad un lavoro eh, affiancando produttori di grande qualità, lavorando sulla qualità e quindi lavorando appunto sia sul brand come, come dicono quelli ben istruiti, che anche sul prodotto, perché naturalmente l'elemento di base è la qualità, ma anche valorizzare assolutamente l'identità e quindi sale e dolce di cervia sempre. Naturalmente si può fare ancora molto di più, eh, perché la, la società è una società relativamente giovane, ha poco più di dieci anni, eh, ma indubbiamente l'idea è quella di lavorare per valorizzare l'identità e la qualità. Iniziamo a vedere nelle nostre immagini del sale utilizzato in cucina e ovviamente iniziamo ad essere incuriositi sui vari usi che può avere il sale in cucina. Oltre a quelli classici, quindi nella sua semplicità, abbiamo detto insomma, fondamentale per ogni pietanza, avete sviluppato anche delle altre novità perché ovviamente il sale non è soltanto un elemento aggiuntivo ma a volte può essere anche quasi essenziale nel piatto. Come vi state muovendo in questo senso? Beh, il sale è un elemento estremamente importante in cucina, quasi tutte le pietanze hanno bisogno di sale. Anche i dolci, proprio, cioè, così uno dice: i dolci sono dolci, no, no nei dolci ci va anche un pizzico di sale. Noi abbiamo cercato di fare il massimo con il nostro sale, quindi, affiancati ai tre sali, noi li chiamiamo bianchi, quindi la grana grossa, la grana medio-fine, e quello che diceva prima Letizia, il precisio solo food. Abbiamo affiancato una linea molto importante che sono i sali aromatici. Perché l'abbiamo fatto? Perché vogliamo creare un uso consapevole del sale, perché troppo sale non fa bene al nostro fisico. Niente sale, anche quello non fa bene. Quindi siccome l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha emanato una direttiva dicendo consumate meno sale perché se ne sta consumando troppo, noi abbiamo pensato che attraverso i sali aromatici, quindi il nostro sale bianco miscelato ad aromi, erbe profumate, qualsiasi cosa che possa essere miscelata, noi abbiamo pensato che una presa di sale, comunque, non bianco, quindi un sale aromatico sia meno sale che il sale bianco. Non so se mi sono spiegato. Certo. Però l'apporto di queste erbe dà gusto e sapore lo stesso. Per esempio quest'anno abbiamo pensato di fare tre sali aromatici nuovi, a, oltre ai cinque classici per carne, per, per pesce, vabbè, ne abbiamo cinque classici. Abbiamo cercato di fare tre sali molto diversi, diversi da quelli classici. E abbiamo cercato persone aziende che siano di altissima qualità perché noi vogliamo lavorare sull'alta qualità e quindi non possiamo andare a sminuire il nostro sale. Questo per esempio è sale alla vaniglia sì. è un sale alla vaniglia fantastico ma non è una vaniglia qualsiasi è la vaniglia del Madagascar che è Il top della vaniglia. La vaniglia poi è una bacca che cresce da una pianta che è simile all'orchidea. Che magari Io so, sono un abbinamento che si tende a pensare, magari difficile, si può no, pensare a un'altra cosa. No, questo sulle pietanze calde sprigiona un aroma olfattivo eccezionale. Quando si mangia la pietanza, anche il gusto il gusto è veramente eccezionale. Questo invece è un sale fatto in collaborazione con una un'acetaia di Modena che si chiama Oro di Vino, è un sale all'aceto balsamico. Quindi un'eccellenza romagnola e un'eccellenza un emiliana. E' un'eccellenza emiliana, e anche questo è eccezionale so, sopra le pietanze. Il terzo che abbiamo sviluppato quest'anno insieme alla scuola Alberghiera Torino Guerra di Cervia, perché ci tengo a dirlo perché è stata una collaborazione molto importante, è un sale fatto con peperoncini calabresi. Un'azienda si chiama Suriano, è un'azienda leader proprio dei peperoncini, li coltiva in maniera anche biologica, ma noi non l'abbiamo specificato perché non vogliamo, perché sale ancora purtroppo non è un prodotto bio, che è il più bio del mondo volendo, però non è ancora bio, quindi non, non, siccome la maggior parte è sale, perché non è un sale sgarbato, è un sale lievemente piccante e vogliamo incontrare il favore di tutti. Diciamo che ci hanno questi prodotti nuovi, ci hanno dato veramente una grande soddisfazione perché vediamo che i consumatori vanno sempre più a cercare prodotti innovativi. Qui l'innovazione sta nel mettere il sale con prodotti che prima, a parte l'aceto balsamico e il peperoncino, prima con la vaniglia non, non si faceva. Quindi da, da capire. E per noi magari signori che in cucina non abbiamo tantissime idee, interviene Letizia che con delle pubblicazioni ci dà anche qualche consiglio su come utilizzare questo sale. Giusto? Guarda, ci siamo, devo dire, anche molto divertiti in questi anni perché il presidente del Parco della Salina mi ha chiesto non solo di affiancarlo <coughs> nella promozione e nell'immagine del sale dolce di Cervia e della salina di Cervia, ma eh, mi ha chiesto anche di valorizzare le storie che stanno attorno al sale. Quindi eh, ho, ho scritto, sono usciti recentemente due volumi a mia firma, il primo è Dolce come il sale dove e racconto questo appunto, dove racconto la storia del sale, la storia di Cervia e per estensione la storia del sale nel mondo perché in realtà il sale è un totem, si ritrova in tutte le culture, in tutte le civiltà, si ritrova per esempio nelle religioni monoteiste, ci sono tantissimi aneddoti, e, mh, anche molto belli. Eh, perché eh, il sale è sapienza, il sale, il sale è vita, il sale è energia naturalmente e questo è molto, molto importante. E poi eh, naturalmente ci siamo, ci siamo confrontati e il Presidente mi ha chiesto, è stata una sua idea, devo essere onesta, mi ha chiesto eh, di lavorare su sale dolce in cucina, per cui è nato In Cucina con il sale dolce, eh, che appunto è questo secondo volume di cui sono particolarmente orgogliosa, perché eh, diciamo... Mm, ho scelto di lavorare assieme a 13 chef, a 13 grandi chef, prevalentemente stellati, prevalentemente del territorio, e ad ognuno di loro ho chiesto di affiancarmi in un percorso facendo una ricetta con uno dei nostri sali base, quindi sale grosso, medio fine o slow food, um, uno dei nostri aromatici e la mattonella al sale. Assieme a me ha lavorato un bravissimo fotografo che è Mauro Foli. E devo dire che eh, questo progetto è stato uno di quei progetti che nascono con un'idea, parlandone appunto con il Presidente, avevamo detto: vabbè, raccontiamo come si usa in cucina il sale partendo dalla cucina della tradizione. Ma che è diventato un lavoro collettivo molto più bello di quello che avevo pensato inizialmente, quindi ho dovuto fare un passo indietro, dare molto più spazio al fotografo, dare molto più spazio alle sue immagini, ma soprattutto dare molto più spazio agli chef. Ho tagliato i testi fondamentalmente perché quello che volevo raccontare era il valore del sale dolce in cucina ed è un valore eccezionale perché questo sale non, appunto, non prevale sulle pietanze, ma le accompagna. Dicevo prima, è un sale, è un ingrediente magico essenzialmente e le preparazioni con il sale non solo ormai sono una moda perché come, come sappiamo ormai ci sono sali di tutti i colori, sali che vengono da tutto il mondo, ma è anche qualcosa che ci eh, mette a disposizione la natura e l'uomo come abbiamo detto per valorizzare sempre di più anche la nostra dieta. Dicevamo presidente un, un, anche una vicinanza a quello che è appunto attraverso appunto, il parco, una vicinanza a quello che è l'ambiente, a quello che sono appunto la popolazione di questo ambiente ed è uscito nei giorni scorsi, nelle settimane scorse, un progetto sperimentale dell'Ateneo di Bologna che vi vede in qualche modo vicini a questa esperienza, ossia parte ovviamente dall'università, è seguito dall'università, ma in qualche modo vi vede vicini per quanto riguarda i fenicotteri, questa appunto sappiamo essere questa bellezza di questo colore rosa che comunque in qualche che modo c'entra con la salina. Spieghiamo come voi sarete partecipi a questo progetto. Sì, siccome la salina ha delle acque ad alta concentrazione, come poc'anzi ho detto, vivono questi, li, li chiama piccoli gamberetti, effettivamente sono dei crostacei minuscoli, però visibili anche ad occhio nudo, con delle ciglia diciamo ai lati e una ciglia lunga apicale all'esterno, eh, verso il basso, che gli serve per dare la direzione, mentre le altre le servono per per nuotare, si chiama Artemia salina e sono questi appunto piccolissimi crostacei che danno il colore rosa alle piume dei fenicotteri perché questo? Perché i fenicotteri non sono in grado di digerire quel pigmento e lo espellono. Come noi espelliamo qualche cosa che abbiamo in più attraverso il sudore, per esempio, loro lo mettono ai lati del loro corpo e i lati del loro corpo sono null'altro che le loro piume. E infatti, queste quindi danno il colore rosa. Noi con, con loro. Con questa università gli diamo esclusivamente una mano nel, nel dargli l'artemia salina. Devo dire che c'è anche un'altra collaborazione in atto con un'altra università, con un'altra cosa dello stesso colore, si, è la dunaliella, è un'alga, è una microalga che colora l'acqua di arancione, proprio di un arancione intenso, molto intenso, prima sono passate alcune foto di quello. Ecco, con questa università qui collaboriamo con la facoltà di farmacia, perché noi non siamo un ente o, o, o una società che si occupa di strumenti medicali o cose del genere, non abbiamo questa, questo interesse, non abbiamo neanche questa voglia di farlo. Però quest'alga qui è ricchissima di beta-carotene, beta-carotene è un qualche cosa che è utilizzato in cucina in tantissime, in tantissime preparazioni: sia che serve per colorare, che serve per addolcire. E stiamo studiando come fare per poter estrarre il beta carotene da queste alghe. Considerate che un sacco di beta carotene da 15-20 kg costa un occhio della testa. Quindi, questa potrebbe essere un'altra iniziativa che il Parco della Salina potrebbe, potrebbe mettere in atto per poi guadagnare i suoi soldi da investire costantemente nell'ambiente. Tante iniziative che vedono anche il benessere protagonista e il benessere sempre abbinato al sale, ossia una linea di prodotti proprio creati col sale ma per il nostro benessere. Naturalmente oltre all'implementazione in cucina il sale fa bene perché fa bene alle signore ma anche ai signori perché naturalmente il sale aiuta a disidratare. E quindi abbiamo creato una linea benessere molto importante in collaborazione con le terme di cervia. Eh, che sono il nostro partner privato eh, nella società e eh, che vede molti prodotti, ha una gamma di 10 prodotti. Mm, ho portato alcune cose oggi perché credo che siano interessanti, per esempio eh, la crema eh, al, al sale dolce e all'acqua madre e eh, l'argilla è una crema che dà dipendenza perché semplicemente è notevolissima nel senso che abbiamo studiato assieme appunto alle terme e ad alcuni fornitori questa nuova linea benessere che appunto si chiama Cervia Benessere e dà effettivamente dipendenza nel senso che è una crema molto spalmabile, molto naturale e che Sviluppa eh, gli elementi fondamentali del sale, naturalmente. Abbiamo anche altri prodotti, io sono una fan, per esempio, dei nostri tre gel salini. Eh, sono gel salini notevolissimi, ne ho portati alcuni. Eh, C'è cioè quello rinfrescante a cui abbiamo messo all'acqua madre eh, menta eh, che appunto rinfresca... Quindi il sale abbinato ad altri elementi per appunto dare sollievo e benessere sì. al nostro sono corpo. Sollevo e benessere e mh, io sono come sai una camminatrice e, e amo andare a correre. E per esempio questi gel salini danno sollievo e tu puoi continuamente continuare a fare sport perché effettivamente l'acqua madre e il sale dolce hanno delle proprietà che fanno stare bene tutti. Allora possiamo dire che il sale, nella giusta misura, come abbiamo detto, l'importante è sempre non esagerare, fa bene per tutto. Quindi, con questo, direi che possiamo concludere anche il nostro appuntamento, nel quale abbiamo illustrato i benefici derivanti dal sale e abbiamo raccontato come è andata la raccolta di quest'anno della sale di cervi, appunto, che vediamo qui. Ringrazio i miei ospiti per gli approfondimenti che ci hanno fornito e ci vedremo in un nuovo approfondimento. Arrivederci. Grazie.